Maria? Vuol dire quindi cinema, ci vedremo sì. Tanti film, anche il cinema diventa mobile e che ci possiamo fare? Sì, ma non solo il cinema, perché insomma sui nostri tablet leggiamo anche e quindi era tutto calcolato questo per lanciare il prossimo servizio. Vediamo qual è la scelta di oggi di Gianluigi Bonanomi, perché sapete che nel nostro programma insomma presentiamo anche libri che riguardano il mondo tecnologico ed ebook, quindi vediamo il servizio di Gianluigi Bonanomi. Ciao amici Tech and the City, benvenuti in questo spazio dedicato ai libri e in particolare agli ebook. Le altre volte vi ho presentato dei libri da leggere, anche questo obiettivamente è un libro da leggere, però spiega anche come pubblicare il proprio ebook. Si chiama Pubblicare digitale ebook e riviste ed è un libro molto interessante perché comunque è rivolto a tutti quelli che hanno un manoscritto nel cassetto e per esempio hanno ricevuto dei rifiuti da parte di un editore oppure vogliono proprio saltare tutta la trafila editoriale. Quindi in questo libro si spiega per esempio come pubblicare il proprio libro, quali strumenti utilizzare, per esempio come ottenere il codice ISBN, che è praticamente il codice che identifica univocamente i libri di tutto il mondo, e soprattutto quali sono dei trucchetti per non spendere nulla per la pubblicazione del vostro libro. Vi svelo per esempio l'utilizzo di lulu.com, vi può portare sia ad avere l'ISBN gratuito, ma sia ad avere sia la pubblicazione che la distribuzione sulle maggiori piattaforme. Questo libro è anche interessante perché vi dà anche altre dritte per esempio impaginare delle riviste in PDF oppure direttamente in EPUB e poi soprattutto come si fa a fare soldi con la propria pubblicazione. Quindi vi ricordo il libro che è Pubblicare in digitale ebook e riviste, edizioni FAG Milano. Alla prossima!